Beh, certamente questo ho detto che non c'è niente da festeggiare, ci sta solo da prendere atto che un lavoro è stato portato avanti ed è finito e ringraziamo al cielo abbiamo riaperto la strada via D'Aloisio, tanto importante perché secondo me dà la possibilità alla gente di accedere ai propri fondi innanzitutto agricoli in maniera più sicura e tranquilla, perché fino adesso abbiamo visto che insomma, questa cosa poteva avvenire solo con certe modalità. E soprattutto però ecco, c'è possibilità per tanti fabbricati in questa zona di poter riavviare quel processo di ricostruzione. Non ci dimentichiamo che noi dal mese di luglio fino a dicembre 2020, unitamente con la struttura commissariale, abbiamo fatto dei sopralluoghi in queste zone per individuare quei fabbricati che non hanno necessità di dover aspettare una pianificazione, il famoso articolo 24 bis. Quindi qua stiamo parlando di una percentuale intorno al 70%. Quindi in definitiva significa che sui 1.400 fabbricati inagibili in questa zona, circa 800-900 fabbricati, c'è possibilità di poter ecco, sistemare, di poter avviare il processo della ricostruzione, di poter finalmente ecco, ritornare nella propria abitazione, perché poi alla fine questo è il nostro intento. Il nostro intento va in questa direzione. Certo, la tempistica, il tempo, qualcuno si lamenta, sono passati 3 anni e quindi c'è tutto un penale dietro, perché insomma abitare in un'altra casa, in fitto, il cassi che arriva tardi, queste situazioni sono certamente non tutte quante situazioni che poi portano il cittadino a stare tranquillo, anzi c'è tutto un malessere, però ecco noi dobbiamo sempre, noi amministratori, io dico sempre, dobbiamo mantenere la tranquillità e la lucidità di portare avanti il problema, di capire quali sono le problematiche e di necessariamente andarle a risolvere, perché purtroppo, come dico sempre, il terremoto ha messo in evidenza problematiche che sono venute fuori, purtroppo è che ecco, andavano avanti per oltre 40 anni, quindi diciamo che appunto la tempistica sta anche a giustificare il fatto che molti fabbricati devono essere legittimati per poter andare ecco, a essere poi alla fine beneficiati di un contributo.